Tutti, siamo il 30 aprile 2012 e tra pochissimi giorni ci saranno i cittadini piemontesi invitati a esprimere il proprio voto alle urne. Siamo in compagnia del dottore Salvatore Caltagirone, candidato a sindaco della lista Cantiere Popolare e della lista Amo Belmonte, e oggi risponde alle nostre domande riguardo un'analisi che abbiamo fatto noi di Cittadini in Movimento riguardo il programma appunto del candidato a sindaco dottore Salvatore Caltagirone. Buongiorno, Buongiorno vuole rilasciare un saluto prima di a voi. iniziare questa Buonasera, un intervista? saluto a tutti voi del gruppo Movimento Cittadini. Mi fa piacere parlare con voi, anche perché, come tu sai, come sappiamo tutti, ormai la comunicazione ha raggiunto i livelli massimi e quindi è giusto e condivido questo vostro modo di procedere. Io sono a vostra disposizione. La ringrazio, dottor Caltagirone. Io inizierei subito, poi se vuole aggiungere qualcos'altro sulle domande che faremo, faremo delle domande brevi, dove cerchiamo di avere chiarimenti su qualche punto che ci sembra importante che si approfondisca. Così faremo anche con gli altri candidati a sindaco. Inizierei subito parlando delle consulte, parola che a noi piace molto, perché è sinonimo di dialogo, tra cittadino e pubblica amministrazione. Quindi creare delle consulte dei giovani, di Versabile, dell'anziano, dello sport, delle attività ricreative. Verrà istituito l'assessorato alle consulte. Questo è quello che voi dite nel vostro programma. La domanda è questa: in che modo opereranno queste consulte e a chi e da chi saranno gestite? Allora, io ti ringrazio per questa domanda. La questione sta in questi termini. Poiché ormai i cittadini, la gente, si discosta sempre più dalla politica e quindi vede il mondo della politica come un mondo lontano da loro, e allora cosa deve fare la politica? La politica deve avvicinare questa distanza. E io penso che le consulte, come le abbiamo pensate noi nei diversi settori, sono il punto di incontro fra la politica e la cittadinanza, quella attiva, che a te è un termine che a te piace tantissimo e che a me piace tantissimo. E allora le consulte saranno proprio la rappresentanza di questi cittadini all'interno del comune, ma saranno proprio fatte, istituite perché pensate e perché dovranno avere vita. Poi possiamo parlare come le comporremo, evidentemente io penso delle consulte, ho già pensato a fare un regolamento chiaro per le consulte da portare in Consiglio Comunale. A proposito di Consiglio Comunale, poi ritorniamo sull'argomento consulte. Io dico che quello che noi stiamo dicendo oggi è quello che noi faremo. Se Dio vorrà, noi andremo a sederci, diciamo, al comune a governare questa cittadina per i prossimi 5 anni. E sarà l'auspicio che la politica faccia il proprio dovere. La giunta, perché ha un programma e lo deve attuare, il consiglio comunale per intero, perché lo deve fare attuare. Perché se non si sono raggiunti gli accordi di trovare un accordo generale per tutti, per risollevare Belmonte Mezzagno, che politicamente ci saranno stati una serie di problemi che qui non stiamo a elencare perché in questo momento produce poco, però io penso che ci voglia da parte di tutti, chiunque sia eletto sindaco e chiunque venga eletto consigliere comunale, a far sì che il ragionamento che li porti avanti nell'attività e nel governo della città sia un ragionamento quanto più univoco. Capisco le diversità politiche, però ognuno di noi deve fare la propria parte, questa è la cosa fondamentale. Ecco, ritornando perché alle consulte. Le consulte sono Quindi da chi quell'organo. saranno gestite? Era un po' da Esattamente. capire. Allora, non abbiamo scritto consulte tout court e basta, diciamo, giusto per scrivere una parola che faceva effetto. Noi abbiamo scritto che noi faremo le consulte, le istituiremo, le regolamenteremo e abbiamo istituito proprio l'assessorato alla consulta, perché se no non avrebbe senso dire facciamo Quindi consulte, cioè qualcuno dice è l'assessore come si. avrà la delega proprio in Ci sarà questo, un quindi assessore che sarà avrà la delega l'assessore. alle consulte, per cui le consulte saranno conformate da 7 elementi, da 7 persone. Ma non è un limite assolutamente tranciante, dico, possiamo, se c'è, ecco, tutto sta alla partecipazione proattiva dei cittadini, perché troppo semplice sembrerebbe prendere 7 persone e metterle a capo di questo organismo, ma ne potremmo pensare anche 9, anche 11, ma che ben vengono, ma magari ci fossero questi. Quindi ogni organismo sarà costituito da 7 elementi, chiaramente del settore, se parliamo di anziani, chiaramente di anziani, che interagiranno
Chiaro, teoricamente, secondo poi il regolamento, quello che prevede, con l'amministrazione, avrà amico l'assessore o il sindaco, evidentemente, ovviamente, che ragionerà sulle tematiche poste dal Consulto. Da questo punto di vista, quindi, comunque già l'abbiamo identificato, mi pare, l'assessore che dovrebbe essere, no? Forse avete già, quindi non siamo pronti, diciamo, chiaramente io magari in testa mia posso avere qualche idea, però chiaramente sicuramente è una persona che avrà delle caratteristiche particolari di dialogo, cioè di chiaramente una persona che deve farsi capire da un lato, quindi deve sapere parlare, ma deve anche sapere ascoltare. Benissimo. Passiamo subito all'altra domanda: macchina comunale e servizi e partecipazione. Notiamo con piacere che è previsto l'incontro con i cittadini trimestralmente, quindi non ci soffermiamo, abbiamo lo statuto del Comune di Benvenuto Zagno, che all'articolo 36 prevede un incontro dell'amministrazione con la cittadinanza per raccontare un po' cosa si è svolto, il programma a che punto è. Questo già è presente, già è attivo. Noi i cittadini del Movimento chiedevamo un incontro almeno semestrale, voi ci avete stupito con incontro trimestrale. Ma subito spiego perché, diciamo. Diciamo da questo punto di vista, questo è per dirle il nostro punto di incontro, da questo punto di vista, quindi siamo da questo punto di vista contenti. Nel nostro programma che voi avete fatto, diciamo, coincide anche questo punto. Il nostro era semestrale, trimestrale, dico ancora meglio. Ma adesso una domanda invece riguardo proprio... Io, se tu mi consenti, proprio direi perché. Perché la voglia che io, girando, parlando con le persone, ma in generale questo da un po' di tempo, ma oggi a maggior ragione, le persone in via di quella distanza che sentono con le amministrazioni, quindi magari non ragionano e non riescono a ragionare sulle questioni che siano anche i problemi del comune, chiaro, problemi sul bilancio, i problemi... La gente ha sete di sapere, la gente vuole sapere cosa stanno facendo nella casa comunale ed è giusto che stia così. Giusto. Ecco perché abbiamo messo gli incontri trimestrali. Perché? Perché 6 mesi, per chi viene da una situazione così brutta, sembrano un'eternità. E allora io ho scelto proprio di parlare con le persone, di parlare con loro, anche ogni 3 mesi. Io non ho difficoltà, ho già individuato il punto, sarà la biblioteca comunale, che è il luogo dove i cittadini possono venire a discutere col proprio sindaco e chiarire con lui tutte le tematiche, le problematiche e le eventuali risoluzioni dei problemi. Benissimo. Ecco perché ogni 3 mesi. Perché la gente non può aspettare 6 mesi, perché, ripeto, oggi sembrerebbe un'eternità. Bene, adesso una domanda anche che penso lei ci possa dare anche una risposta più precisa, visto che conosce anche l'organizzazione interna del Comune. Abbiamo già un'idea di riorganizzazione del personale? Ed in particolare, di quali uffici in particolare necessita una riorganizzazione? Nel programma si parla, nel vostro programma si parla di formazione del personale, quindi vorremmo capire in che modo può essere garantita, visto le condizioni economiche qui verso il Comune. Allora, ormai i comuni sono diventati delle aziende, a tutti gli effetti, sono le aziende dove i conti devono tornare, questo è bene che i cittadini lo sappiano, ma già lo sanno. E noi quello che stiamo facendo è questo, proprio avvicinare la macchina comunale ai cittadini. Per noi significa far sì che tutto il comparto impiegatizio del comune svolga al meglio la propria attività in maniera ottimale, ognuno per la propria professionalità, ma in relazione diretta con i cittadini, perché questo è che i cittadini stanno chiedendo in questo momento. Voi siete qua sicuramente perché siete l'emblema di un'associazione che rappresenta i cittadini, di un movimento che rappresenta i cittadini e che ha questa esigenza, se no io qua non poter parlare, e questo, io sono molto contento di questa vostra attività. Quindi, anche se è il caso, una rivisitazione totale delle risorse impiegatizie, cioè significa che non tutti necessariamente, ma questi in pubblica amministrazione, io faccio questo di mestiere e quindi so che significa, perché anche io, diciamo, sono sottoposto spesso a dei cambiamenti all'interno del mio ufficio, ma questo non mi crea problemi, perché è giusto che sia così. Questo permette a me di evolvere la mia professionalità e comunque la mia attività, e agli altri che si relazionano con me invece di vedere che non ci sono soltanto io dentro il mio quadrato a svolgere quella mansione, per cui se non ci sono io non ci sarà più nessuno. Questo assolutamente non può esistere, ma quella persona che c'è e fa il proprio dovere deve essere a totale servizio dei cittadini. Benissimo, io cambierei sulla formazione vorrei aggiungere una cosa, la legge lo prevede, cioè perché all'interno di ogni bilancio annuale c'è prevista, diciamo, una quota che è pur minima, ma è prevista dalla legge,
che va direttamente alla formazione. È chiaro che se i bilanci ce lo consentiranno, quello sarà uno dei miei obiettivi principali, quello di formare il personale, perché chiaramente il personale, se sta fermo nelle proprie posizioni, difficilmente diventa dinamico. Ma se invece il personale comincia a lavorare, comincia a formarsi, comincia a capire che c'è tutto un mondo che gira attorno, io penso che i servizi ai cittadini saranno più facili da rendere e più fruibili. Benissimo, adesso cambiamo pagina, ma rimaniamo sempre nelle politiche per la scuola adesso, sì. No? È di particolare interesse il Consiglio Comunale dei Bambini, ma anche il progetto Scuola Sicura che descrivete nel vostro progetto. In che modo intendi, ci diamo del tu, è inutile dirci, facciamo i professionali, ma fino a un certo punto, in che modo intendi intervenire concretamente per la sicurezza del patrimonio edilizio scolastico? Sì, allora io ho la fortuna di provenire da un ragionamento che ho fatto in questi anni passati, dove la scuola di Belmonte Mezzagno ultimamente, che se ne dica in giro, diciamo, non sarà, diciamo, al top delle classifiche mondiali, ma sicuramente la scuola di Belmonte Mezzagno è una scuola che è sana, per carità, ci sono tutta una serie di cose da fare, ma come a casa nostra è normale, a casa nostra a volte si rompe una porta, la dobbiamo aggiustare, c'è poco da fare, si rompe qualcosa nel bagno, lo dobbiamo aggiustare, vale pure per la scuola, anzi a maggior ragione per la scuola, e quindi è un mondo in continuo movimento, evidentemente, con una serie di difficoltà che vanno affrontate. Consiglio Comunale dei Bambini io ci tengo, perché provengo dal sociale, tu lo sai, e lavorare per i bambini per me è proprio segno di vita assoluta, diciamo, di vitalità. Questo lo faremo sicuramente, l'impegno che prendo, e dobbiamo rinnovarlo di anno in anno, questo poi vedremo, lo regolamenteremo, e chiaramente non sarà una cosa, meno nei miei 5 anni sicuramente sarà uno dei punti fondamentali, perché io sono sicuro, non vado alla ricerca di consensi sui maggiorenni, vado alla ricerca di attività sui minorenni, che è la cosa più importante per una società. Io voglio investire sul futuro, non voglio investire sul presente, o meglio, voglio lavorare per il presente ma investire sicuramente per il futuro. Sulla invece scuola sicura è questo. Scuola sicura invece, io guarda, ho nominato Rocco Martorana, che è un assessore tecnico, molto tecnico, una persona molto, molto testarda da questo punto di vista, che già fa parte del consiglio di istituto del nostro comune, ed è un tecnico, un professionista, un libero professionista che fa questo di mestiere, e a lui sicuramente affiderei, questo diciamo non possiamo dirlo, però già nella mia testa questo c'è, proprio l'attività della sicurezza nelle scuole, perché per noi è troppo fondamentale, troppo importante, e in ogni modo, attraverso una serie di attività con l'ufficio tecnico preposto e con eventuali professionalità anche esterne, dovremmo fare un piano di sicurezza delle scuole e su quello puoi agire, perché là gli investimenti ci sono, i finanziamenti li possiamo andare a trovare, perché fortunatamente ancora qualcosina per le scuole, diciamo, da questo punto di vista è rimasto. Benissimo, e adesso parlando di bambini, che a noi tema molto a cuore, come tu ben sai, adesso passiamo a un altro tema sempre al nostro, di cui noi ci siamo battuti anche come cittadini liberi qui a Belmonte, e sono le politiche per l'ambiente e del territorio. Nel tuo programma si parla della raccolta differenziata, elemento comune direi a tutti i programmi elettorali di candidati a sindaci, poi di fatto. Io vorrei fare una domanda oggi, farti una domanda che è questa: in che modo intendi attuarla? Attraverso l'ATO o attraverso un'altra società? E in che tempi? Sì, allora, la questione rifiuti ormai è diventata il tormentone, ma giustamente anche, diciamo, della nostra comunità. La questione ATO è un qualcosa di talmente indefinito a volte, o talmente concreto per altro, che necessita sicuramente degli interventi molto radicali e molto importanti. Tenuto conto che le vicissitudini dell'ATO li conosciamo, non sappiamo cosa succederà di qui a poco, perché dipende poco dal comune la questione ATO, ma dipende molto dalle leggi regionali, dipende molto dall'attività che la regione deve fare nei confronti di questi organismi. Io spero che chi ha in mano le sorti di questi organismi capisca per una volta e per tutti che sono assolutamente organismi malati, e che vanno assolutamente cambiati, rimodulati, rifatti, rivisitati, se è il caso anche tolti di mezzo, per fare un organismo che funziona. È chiaro che in diverse parti d'Italia gli ATO funzionano, ahimè, da noi no. Purtroppo.
E questo non è un problema che riguarda né il comune di Belmonte Mezzagno, ma riguarda tutti i comuni del centro-sud, del sud Italia sicuramente. Brescia è quotata in borsa, Belmonte Mezzagno è sprofondato nella crisi più totale degli rifiuti. Questa è la verità, non ci possiamo fare niente. Ma è chiaro che non resteremo con le mani in mano, questo è poco ma sicuro. Perché un'azione forte va fatta e passa tutta la raccolta di differenza. Io vi devo essere sincero, vi do il mio appoggio a quello che avete fatto, perché è l'unica strada che si poteva fare. Capite bene, sapete benissimo voi che non è facile, perché avete fatto già un'attività e vi chiedete come mai ancora, perché è un sistema che funziona poco, perché dipende da loro, dipende da questa organizzazione, ed è un cane che si morde la coda, perché se tu dai le colpe al lato, l'altro ti dice che hai debiti nei confronti dei comuni, vanta dei crediti nei confronti dei comuni, e quindi lo scaricabarile da dove tu non te ne esci. Ecco perché dico, io auspico che questo mondo venga subito rivisitato da chi dall'alto può farlo, dopodiché sta a noi essere, diventare virtuosi, perché la differenziata è facile a dirlo, ma io me la auspicherei anche domani mattina, ma passa da una sensibilizzazione dei cittadini, passa da una organizzazione del lato rispetto a questa cosa che ha fatto timidi tentativi, ma poi alla fine noi non siamo riusciti a portare avanti nulla di concreto. E questo vale per tutti, tranquillo che io penso che nessun sindaco, né durante, né dopo domani, quando verrà, avrà la voglia di seppellire il comune nei rifiuti. Questo è poco ma sì. A tal proposito, sempre per il territorio, un'altra cosa che abbiamo trovato nel programma è: si parla di attivazione di illuminazione pubblica con lampade a basso consumo, sì, e impianti ad energia rinnovabile. Questo significa rivalutare il contratto attualmente in vigore, ad esempio? Un'altra domanda è quella sulla viabilità, realizzazione di marciapiedi, ma in che modo possiamo reperire anche queste risorse economiche? Ecco, andiamo a gradi. Riguardo questo concetto delle lampade a basso consumo, lo vedete in merito ai contratti che ci sono in essere o saranno attività parallele? Allora, è chiaro, ecco, che vorremmo chiarimenti in questo senso. Quando noi siamo arrivati al Comune di Belmonte Mezzagno abbiamo trovato, e io sulla questione non voglio fare, anzi su questa intervista, nessun tipo di polemica politica, perché ai cittadini in questo momento interessa assolutamente poco, anzi interessa forse nulla. Io qua voglio veramente dire cosa io ho nel cuore di fare rispetto a quello che la popolazione belmontese si aspetta, e questo io devo fare. È chiaro che c'è un contratto, i contratti con le pubbliche amministrazioni comunque si onorano, dopodiché si possono rivisitare, rivedere, rimodulare, secondo ciò che prevedono sempre le cause contrattuali, perché è troppo facile direi, ah vabbè, togliamo questo perché togliamo, troppo facile, ma vorrei vedere come togliere. Allora, abbiamo scritto quella cosa perché noi da un contratto invece dobbiamo trovare il massimo del vantaggio, e intanto è sul risparmio dell'energia, perché sui contratti firmati da qualcuno, io ripeto, io li ho trovato questo contratto, l'ho sempre dal 2005 che l'ha il contratto, ripeto, non mi interessa manco dire il nome e cognome di chi l'ha firmato, non mi interessa, però è un contratto che va onorato. E allora non è che arrivo io, questo contratto non si fa, è chiaro che da quel contratto sicuramente, come da tutti i contratti che impegnano l'amministrazione comunale, si deve tirare il massimo di vantaggio per il comune, per l'amministrazione e per i cittadini belmontesi. Io divento poi la controparte di chi ha firmato il contratto, per carità, è bilaterale come ogni contratto, ma io devo fare gli interessi dei miei cittadini, e questo io lo farò sicuramente. Benissimo. A completare appunto questa sezione di domande sulle politiche dell'ambiente e del territorio, concludiamo con una domanda sta diventando quasi retorica, Villa Madre Teresa di Calcutta, perché è l'unica nostra villa comunale, diciamo. Sappiamo che tu hai molto a cuore Villa Madre Teresa, come noi del resto, in che modo intendi rivalutarla? E le zone adiacenti alla scuola materna, che tipo di opere intendi realizzare e con quali risorse? Villa Madre Teresa di Calcutta è una delle cose che più amo in assoluto, per due motivi: per il nome che porta e per l'utilizzo dei servizi che deve dare ai cittadini. Io, siccome sono uno molto romantico da questo punto di vista, siccome ci leggo delle cose importanti in quel nome che porta e in quel servizio che deve svolgere, e allora per me è troppo importante. Noi già in estate dell'estate scorsa, quando non eravamo più al comune, non eravamo più assessori, non dovevamo dimostrare più nulla a nessuno, ci siamo messi in buzzo buono, ci siamo organizzati e l'abbiamo riportata alla sua normalità, che non è la normalità assolutamente, anzi.
però in quel momento l'abbiamo rimessa in pista, l'abbiamo messa a nuovo perché i bambini la potessero quantomeno utilizzare. Ma abbiamo un'idea di più, abbiamo dei progetti già in testa che non devo fare scandalizzare, perché io sono per il pubblico in generale, però quando il pubblico non riesce a garantire i servizi, non riesce a dare le risposte ai cittadini, allora è giusto che ci spostiamo verso il privato, che poi è sempre lo stesso cittadino di Belmonte Mezzagno, se così è. Allora noi abbiamo pensato che all'interno della villa, che momentaneamente non è custodita, perché questa è la conformazione, così l'abbiamo trovata, e potrebbe essere custodita fino alle 8 di sera, ma dalle 8 in poi, la sera lì, non è che sia un gran bel vedere. Fra l'altro c'è un problema di illuminazione e non dipende dal comune, perché quella fetta di illuminazione non è prevista nel contratto, quindi andrebbe fatta con soldi chiaramente non previsti, perché non è tutto previsto chiaramente l'impianto di illuminazione, ma lo sforzo si deve fare, c'è poco da fare. Noi concentreremo gli sforzi per far sì che quella villa diventi veramente un punto di incontro per i nostri bambini, e abbiamo pensato di installare un chiosco. Già c'è un progetto, cioè c'è un progetto già stilato, fatto, da affidare a un privato con una gara, un bando pubblico evidentemente, dove partecipano, chi vince gestisce il chiosco, perché sarebbe anche un punto di incontro per i bambini e un punto di ritrovo, e il tizio che si aggiudicherebbe quel tipo di attività garantirebbe la manutenzione, la custodia, e quindi questo bene potrebbe diventare un fiore all'occhiello, perché altrimenti io non riesco a pensare a un impiegato comunale che sì, potrebbe fare soltanto la manutenzione, ma la custodia fino a un certo punto, e poi dopodiché di nuovo in pasto, diciamo, a chi vorrebbe fare delle cose diverse da un cittadino modello, diciamo. Quindi questo per noi è già un qualcosa che benissimo, vogliamo fare. Una cosa che diciamo aggiungiamo qui, perché abbiamo trovato nel programma, inserita nelle politiche per lo sviluppo economico, la ristrutturazione della palestra di via Papa Giovanni. Sì. E qui facciamo una domanda anche un po' così piccante. Cattiva, sì. Sono sereno. Noi ci chiediamo come mai questo tipo di opera non è stata ancora realizzata anche nella precedente amministrazione. Spiego. Questa è una domanda un po' che ci fanno. Allora, questa è una delle cose che io, diciamo, non mi rimprovero, nel senso che perché io assessore all'edilizia scolastica, e fra le cose che abbiamo fatto senza soldi, onestamente lì c'è un lavoretto che è intorno ai 4-5 mila euro, perché di questo si tratta, e lì forse di tasca nostra ci siamo arrivati, diciamo onestamente, devo essere sincero, siamo arrivati in tantissime altre cose, parlo degli abbonamenti della Sigilbus, parlo degli riscaldamenti nelle scuole eccetera eccetera, parlo di tante altre cose, non voglio essere nel retorico, nel ripetitivo, però lì quella spesa, diciamo, se devo essere sincero, là non ce l'abbiamo fatta, perché ci sono i bagni da sistemare, la spesa, il comune non aveva i soldi chiaramente, se no figuriamoci se io non avessi messo in piedi una palestra immediatamente, però c'era una bella sommetta di 5.000 euro e forse lì non riuscivamo più a sobbarcarci, perché volevo ricordare, ma non è così, ma anche per una questione di, non di immagine, ma di consapevolezza da parte dei cittadini, che l'amministrazione passata ha lasciato nelle casse del comune 216.000 euro, perché con questi siamo andati avanti, perché non abbiamo avuto bisogno di scrivere non rinunciamo, noi ci abbiamo rinunciato come partiti di famiglia, perché questo dovevamo fare, e quindi e questo potevamo fare, e questo abbiamo fatto, forse lì non ci siamo arrivati, diciamo, e dopo adesso che avevamo qualche mese in più magari saremmo arrivati pure a fare la palestra, perché un altro sacrificio stringevamo e lo potevamo fare. Però c'è una cosa, prima di andarci abbiamo messo tutte le indennità che ci spettavano di luglio, poi ci siamo dimessi ad agosto, quindi luglio ed agosto, dal primo luglio ad agosto, tutti nel bilancio da destinare per la scuola. Quindi l'ultimo atto che abbiamo fatto prima di andarci erano tutte le nostre indennità dal primo di luglio ad agosto, ma se noi fossimo stati lì già ci avevamo rinunciato per far sì che alla scuola non mancassero i riscaldamenti, non mancassero. Verifichiamo, io posso dire che noi come Città del Movimento possiamo verificare questo dato, anzi possiamo seguirlo. Assolutamente, ci sono carte. Siamo arrivati al punto di parlare delle politiche per la terza età. Noi vogliamo capire, quindi la domanda nostra è questa: con quali mezzi comunali intendi realizzare il trasporto degli anziani per il cimitero o presso le strutture sanitarie? L'assistenza domiciliare già non è stata garantita per problemi di fondi, e in che modo e in quale tempo intendi realizzarlo? Questo è un argomento del tuo programma, per questo abbiamo fatto questa domanda. No, io ti ringrazio per questa domanda, perché mi dà la possibilità di dire alcune cose. Intanto dico proprio mi dolgo, perché magari alcune cose che il comune ha in atto, magari forse la gente magari non sa, perché questo servizio di cui stiamo parlando, del trasporto degli anziani,
dal centro abitato fino al cimitero e viceversa, quindi dalle proprie abitazioni addirittura fino al cimitero, già era in vigore prima che noi andassimo via. Perché ogni mercoledì, tutti i giorni, dalle 9:30 in poi, partiva lo scuolabus, che ecco con quali mezzi, con lo scuolabus, quello che ha i sedili più grandi, non quello dell'asilo, per capirci. I due autisti si mettevano insieme e facevano il giro del paese, di tutto il circondario del paese. Gli anziani si facevano trovare alle fermate già prestabilite e venivano accompagnati al cimitero. Finivano mezz'ora, un'ora, loro se lo concordavano fra di loro, finivano la visita ai propri cari al cimitero e venivano riaccompagnati a casa. Questo per dimostrare, per dire che si può fare anche molto con Quindi con poco. costi ridotti perché utilizzando gli strumenti che già il comune aveva, che era il scuolabus. Per le politiche dello sport e del turismo, nel programma si parla di potenziamento delle strutture sportive già esistenti. Pensi che sia corretto che il campo di Anselmo sia fruibile da parte di tutti? Qual è la località che hai pensato per creare un'area protetta, parco orientato? Mi va di aggiungere, ecco, faccio l'ultima e poi aggiungo una riflessione mia. In che modo intendi realizzare dove una piscina comunale e un centro equivalente polivalente sportivo? E come mai sino ad oggi non è stato possibile realizzare tutto ciò? Volevo aggiungere una cosa, appunto, so che in questi giorni avete proprio parlato di questo argomento. Mi pare che capire se le strutture pubbliche siano fruibili da tutti o soltanto da alcune associazioni, questo per noi è importante Allora, sapere. noi già, ti ringrazio anche per questa domanda, abbiamo già diversi progetti pronti, ne abbiamo già parlato. Ieri c'è stato allo Stagnone un incontro con la cittadinanza e abbiamo esposto, non parlato, ma esposto con carte alla mano, con le slide, i progetti che abbiamo in mente e che intendiamo realizzare per il Belmonte Mezzani. Nella struttura del campo sportivo noi abbiamo sempre l'idea, perché siamo, e non può essere che così, dell'affidamento necessariamente ad un soggetto terzo, ad un soggetto privato, chiaramente con tutte le garanzie di questo mondo, nel senso che non è che possiamo regalare niente a nessuno, il comune e i cittadini sono proprietari delle strutture, ci mancherebbe, però nella fruizione del servizio noi pensiamo che l'unica soluzione possa essere questa, attraverso un bando di gara pubblico a tutti, e la garanzia che noi, il comune mette il bene a disposizione di chi gareggia, di chi fa la gara e partecipa per l'acquisizione del bene. Ma di conto deve garantire servizi per i nostri bambini, corsi di tennis, corsi di calcio, quindi tutto, chiaramente questo si dovrà regolamentare, io sto dicendo così molto velocemente qual è l'essenza della questione, ma sicuramente la garanzia che i cittadini abbiano sicuramente un ritorno in termini di servizi al 100%. Quindi questo è il baratto che si può pensare fra struttura comunale e chi eventualmente la va a gestire. Questo è un progetto che già abbiamo in mente. Per quanto riguarda la Parco piscina, orientato, qualcuno, come dicevo. il parco orientato, cominciamo dal parco orientato. Perché parliamo di parco orientato? Perché Belmonte Mezzania ha una risorsa grandissima che è il bosco, è la montagna che ci sovrasta, dove ci sono le grotte, dove c'è tutto un percorso naturalistico spettacolare, diciamo, di fauna mediterranea impressionante, bellissimo. Ma se così facendo, lasciato così, significa nulla. Ma se invece inserito in un percorso che già esiste, che parte da Altofonte, arriva a Piana degli Albanesi e può continuare per Monte Lenzagno, diventerebbe un percorso oltre che naturalistico anche turistico, e c'è molta gente che fa dello sport che si chiama l'orienteering, per capirci, ma più altri sport o altre attività turistiche e sportive e di attività collaterali, diciamo che è assolutamente, sono in voga in questo momento, e noi potremmo offrire questa nostra risorsa. Per quanto riguarda la piscina, noi abbiamo in mente già due, abbiamo individuato due aree. Se qualcuno ancora non crede alle cose che diciamo, libero di farlo, perché non capisco, a volte c'è un disfattismo, ma questo in generale, forse nel sud, noi gente del sud che non crediamo che possiamo emergere, perché noi abbiamo la cappa che ci opprime, dalla quale pensiamo di non poterne uscire mai. Assolutamente non ci sto a questa cosa. Già abbiamo individuato due aree, una più piccolina e una più grande, ma di quello, questo mi riservo di dirlo successivamente, anche perché è l'unico progetto che si può fare in questo momento, lo so che è complicato. Qualcuno dice: ma come, non possiamo avere il necessario e partiamo alla piscina? E perché no? Perché no?
se noi troviamo delle fonti di finanziamento anche attraverso dei project financing, quindi con dei privati che insieme al comune sono in grado di investire, e quindi o attraverso terreni di proprietà comunale o terreni di privati che insieme al comune, e quindi possibilmente anche una rivisitazione del piano regolatore per andare a mettere e individuare quell'area dove costruire una piscina, perché mai devo mandare i ragazzi alla piscina a Villa Abate piuttosto che a Belmonte Venzagno? Io preferirei fare la destra a Belmonte Venzagno. Tra l'altro dico, è una possibilità di lavoro per padri di famiglia, una possibilità di lavoro per gente che fa questo mestiere, e quindi non vedo cosa ci sia di impossibile in questa cosa. Io penso che i terreni ci sono, perché non dobbiamo provarci, anzi sono sicuro che ce la faremo da questo punto di vista. Bene, abbiamo concluso con la disamina del programma vostro. Adesso ci sono delle domande un po' che interessano più noi, quindi ti invitiamo anche a rispondere a questo. Penso e spero che tu abbia... A bruciapelo. Esatto, no, no, no. Vabbè, no, non c'è problema. Penso e spero che tu abbia letto... La trappola. Ah, la trappola, assolutamente. Penso e spero che tu abbia letto il patto per la città. Sì, abbondantemente. Come vedi, vi sono alcune affinità. Quale, ad esempio, la raccolta differenziata, la creazione di isole ecologiche, la rivalutazione di Villa Madre Teresa, la rivalutazione degli impianti sportivi già esistenti, il recupero della casa del custode... Tutte cose che noi avevamo anche indicato come cittadinanza, che volevamo che cogliessero. Ma c'è qualcosa che ritieni di non poter condividere? No, guarda, io ho letto il vostro programma ed è chiaro che l'ho letto attentamente. Patto, ci teniamo a dire che è un patto, perché noi non siamo... Bella stata, mi piace, il patto mi non ci piace. Il patto perché... Vorremmo che i candidati sindaci si prendessero un impegno di cose concrete. Sono delle cose che, come vedi, come tu stesso hai detto, moltissime, senza averne parlato preventivamente con voi, coincidono, e questo sono molto onorato, perché se la voce dei cittadini, come lo siete voi, è questa, io sono onorato di aver messo nel mio programma molte cose che coincidono. Però dico che le cose che voi avete messo, al di là dei tempi, forse qualche cosa, ma è un problema di tempi, qualche cosa voi avete messo a breve termine o medio termine, magari poi... Ecco, i tempi tecnicamente forse non decido, ma è chiaro che ci siamo in tutti i punti che vuoi. Io...